Cari lettori di Extreme Hardware, questo è il video di presentazione dell'alimentatore SFX Series 450 W di Silverstone, produttore che ha immesso questo modello specifico per Format Factor SSF, quindi Small Form Factor, ovvero che permette l'installazione in cabinet dalle dimensioni davvero molto ridotte. Il seriale è ST45SF-G. Ed è possibile trovare tutte le specifiche tecniche sul sito principale Silverstone, che è www.silverstonetech.com. Il modello quindi presenta un wattaggio complessivo da 450 watt. E adesso spenderemo due parole per quanto riguarda i dettagli principali. Troviamo quindi il standard form factor SFX ATX tramite un sistema incluso che permette appunto il montaggio per tutte quelle soluzioni ATX. Quindi un'efficienza 80 plus gold che quindi permette uno dei valori migliori nel mercato, perché ricordiamo che il massimo è 80 plus platinum e ultimamente sta uscendo, ma ancora è troppo presto. Comunque si parla dell'80 plus diamond, ma quello è un dettaglio molto secondario. 100% di cavi modulari, class leading single plus 12 volt rail with 37 amp. Parliamo in inglese adesso. Quindi il 37 ampere sul canale da 12 volt con una regolazione del voltaggio del 3%, e questo è un valore molto basso, anche perché Intel specifica che non si può andare oltre, o meglio, è sconsigliato andare oltre al 5%. Quindi con basso ripple noise, silent running 80 mm fan with 18 dB minimum. Quindi abbiamo anche una silenziosità che nel complesso è soddisfacente, perché c'è una ventola da 80 mm, che è quella che potete vedere, che vedremo fra poco, nella parte superiore, con 18 dB di minimo. 450 watt di potenza continua a 40 gradi. Questo, ecco, è interessante specificare 40 gradi, perché tanti produttori non lo fanno. Comunque generalmente ci sono modelli che si spingono anche fino a 50 gradi, in questo caso 40 conservativi, dato anche il telaio di dimensioni veramente ridicole. E ovviamente il funzionamento certificato per operazioni continue, quindi 24/7. Un singolo connettore PCIe da 8 pin e due connettori da 6 pin. Quindi in sostanza supporta anche schede grafiche potenti e ovviamente PFC attivo. La confezione, adesso c'è un piccolo zoom out della confezione. Ecco, la confezione è molto ridotta. Vabbè, non ci mettiamo a misurare perché fondamentalmente è inutile. Colore nero, ventola da 80 mm, 18 dB al massimo. Peso di 1,45 kg, dimensioni 125 mm per la lunghezza, 63,5 d'altezza e profondità di 100 mm. MTBF 100.000 ore a 25 gradi, MTBF della ventola, operating temperature da 0 fino a 40 gradi, massimo output quindi 450 watt, e continui però. Questa a differenza di altri modelli che specificano un wattaggio simile, ma la potenza è di picco. Qui invece sono continui. 3,3 volt, 19 A, 5 volt, 14 A, 12 volt, 37 A, meno 12 volt, 0,3 A, 5 USB, 2,5 A. Quindi in totale, ricombinata sui 12 volt, abbiamo 444 volt. Per quanto riguarda i cavi, classico connettore 1x da motherboard 20-24 pin, un connettore CPU 4x4, un connettore PCIe 6x2, un connettore PCIe da 6 pin, tre connettori SATA, due connettori delle Molex da 4 pin e un connettore floppy. Questa è la revisione 2.0. Non so se sono state rilasciate altre in commercio. Comunque noi analizzeremo la 2.0. Cosa possiamo dire della parte posteriore? Osserviamo immediatamente. Allora, innanzitutto qui viene specificata
l'elevata efficienza del modello, che quindi al 50% del carico arriva al 90%, mentre al 100% del carico arriva all'87%. Il fatto che sia 80 plus gold implica che l'efficienza con carichi bassi sia anche molto elevata. Ovviamente singola rail da 12 volte, quindi in sostanza viene bypassata quella che è la direttiva di Intel specifica per la TX 12 volte, tale per cui era necessario, anzi sarebbe stato necessario non andare oltre 20 ampere su ogni singolo rail da 12 volt. In questo caso probabilmente sono due rail da 12 volt saldati assieme che permettono appunto fino a 37 ampere. Questa lì è l'ipotetico perché l'alimentatore non è ancora stato aperto, quindi ipotizziamo che possa essere così. 100% di connessioni modulari. Ma soprattutto una regolazione del 3,3% del 3% per quanto riguarda ripple noise. Quindi in sostanza è un alimentatore che permette stabilità, permette un ottimo carico potenziale, ma permette quindi anche l'inserimento e la configurazione di sistemi molto potenti. Adesso facciamo un unboxing dell'alimentatore e vediamo cosa c'è dentro la confezione. Allora, scusate la tosse. Presente il manuale che è possibile comunque scaricare da internet. Qui vediamo che la pagina in italiano 16:20. Cosa troviamo da 16 a 20? Troviamo semplicemente il manuale PSU sui prodotti, installazione del sistema, vabbè, alquanto elementare, insomma, niente di complesso, installazione per i nuovi sistemi. Carrellata fino alla fine. Qui alcuni dettagli sui connettori di alimentazione elettrica. Questa è una gran cosa che non è affatto comune. Bene. Fino a pagina 20. Sì, qui mi ha riportato poi altre informazioni, vabbè, niente di che. Quindi in sostanza il manuale, ma è presente anche un secondo manuale. Ecco qui, vediamo più illuminazione, dove vengono riportati alcuni dettagli dell'unità. Comunque sia, scatteremo le foto successivamente, quindi insomma sarà tutto più chiaro. Cosa troviamo all'interno? Classico connettore d'alimentazione C13, connettori modulari, adattatore per sistemi ATX, 4 viti interne con filettatura M3. Bustina silica gel sconsigliata per i gatti, ma soprattutto l'alimentatore. Non so se vi rendete conto delle dimensioni di questo alimentatore. Cioè, questa è la mia mano, riesco tranquillamente a prenderlo. Dimensioni ridottissime, interamente modulare. Questo è veramente fantastico per questa tipologia di sistemi. Ad esempio, abbiamo assemblato poco tempo fa una soluzione mini TX che potete trovare nel portale, e con questo alimentatore sarebbe stata veramente fantastica. Non possiamo dire il nome per ovvie ragioni. Quindi in sostanza il frame, il telaio è classico, resistente, però appunto interamente modulare, ventola da 80 mm solo su una parte, feritoie di alimentazione laterali non ce ne sono posteriori, niente, le troviamo semplicemente anteriori o posteriori, insomma dipende. Questa diciamo la porzione anteriore. Cosa possiamo dire di altro? Ecco, si è presente ovviamente lo sticker. Qui sotto c'è una vite, una delle quattro viti che permette lo smontaggio
del frame che permette di invalidare la garanzia, ma ovviamente di osservare l'interno. Nel corso della recensione, ovviamente, analizzeremo l'interno dell'alimentatore. Questo era un semplice unboxing e vi rimandiamo alla recensione scritta per quanto riguarda i test e fotografie dettagliate. Buona giornata a tutti, commentate, vi ringraziamo.